Spaniel, e cioè spagnolo oppure inglese. Indubbiamente il nostro Cocker è inglese, che più inglese non si può. La razza è stata selezionata in Gran Bretagna a partire dal 1879, ma già nel Settecento gli inglesi utilizzavano per la caccia cani di tipo Spaniel. È solo la sua origine più remota ad essere probabilmente spagnola. Lo scriveva già il dottor Kai Hus nel 1570 nel suo De Canibus Britannicis. Il termine inglese Spaniel e il francese Epagneul, riferito a diverse razze da caccia, si ricollegano a questa origine lontana, anche se alcuni autori sostengono una tesi diversa. Secondo loro, i primi Spaniel sarebbero approdati sulle coste della Gran Bretagna a seguito dei Fenici, e il nome Spaniel deriverebbe dalla radice span, che in lingua punica significa coniglio. In realtà questa tesi non è molto credibile, perché cani di tipo Spaniel erano già presenti sul continente europeo ben prima della loro comparsa in Gran Bretagna. Quindi sembra più probabile che siano arrivati in Europa dall'Oriente, insieme ai cavalieri delle crociate. Essi infatti introdussero proprio dall'Oriente la caccia con il falco, che prevedeva l'impiego di cani di questo tipo. Ma al di là della storia remota, che ha un puro interesse accademico, vediamo brevemente la storia moderna del Cocker, che si svolge appunto in Inghilterra. Il nome Cocker deriva dal nome della beccaccia, in inglese Woodcock, il selvatico su cui venivano prevalentemente impiegati i primi Spaniel. All'inizio, però, questi cani erano di dimensioni più grandi dell'attuale Cocker. In seguito furono quasi certamente incrociati con i piccoli Spaniel giapponesi, che erano giunti in Inghilterra nel XVII secolo, regalati dai missionari portoghesi alla moglie di Carlo II, che aveva la stessa nazionalità. Lo scopo iniziale dell'incrocio pare sia stato quello di ottenere un colore ben preciso, una specie di vessillo che distinguesse i cani di una famiglia da quelli delle altre. Gli Spaniel giapponesi, molto variopinti, entrarono così a far parte del corredo genetico del Cocker nel castello di Blenheim, appartenente ai duchi di Marlborough. Da allora, la parola Blenheim definisce il colore bianco-rosso con focature, in questa e in altre razze di Spaniel. E questo è il motivo principale per cui viene ricordato il castello in Gran Bretagna, anche se nel suo parco è stato sepolto Winston Churchill. Fino al 1879, il vero e proprio Cocker Spaniel non esisteva ancora, ma in quell'anno un cinofilo inglese, il signor Budett, accoppiò una femmina bianconera di nome Venus con un maschio nero focato di nome Frank. Da questo accoppiamento nacque Obo, un maschio di tale importanza genetica da poter essere considerato il vero capostipite della razza. Infatti, Obo tramandò le proprie caratteristiche a tutti i suoi figli, fissandole in modo definitivo. Nel 1893 il Cocker Spaniel fu riconosciuto dal Kennel Club, ma in quegli anni vigeva il limite di peso irrevocabile di 25 libbre, circa 11 kg. I cani da esposizione venivano pesati e i soggetti che superavano il limite venivano inesorabilmente cacciati dal ring. Con questa stretta limitazione, che andava esclusivamente a peso, appunto, senza badare minimamente a tipicità e ad attitudini naturali, la razza segnò il passo per diversi anni, finché nel 1901 gli allevatori riuscirono a far abolire il limite di peso e la qualità dei soggetti cominciò a decollare. L'anno seguente veniva elaborato il primo standard, che è rimasto praticamente immutato fino ai giorni nostri. Le prime modifiche davvero sostanziali sono state apportate nella revisione del 1986, soprattutto per ribadire il fatto che il Cocker è un cane da lavoro e non da salotto.